facendo la quindi l'unico grido che oggi si può mettere in forza è quello di una volta, resistenza. E il nuovo nemico non è solo i tedeschi, non sono i fascisti, sono i padroni, la mentalità. Il primo dicembre era un giovedì e io sono andato a Torino in treno da Milano e ho visto un po' di gente con le giacche blu, con la scritta TN che fischiavano e con uno striscione e con i volantini spiegavano che dal 12 dicembre sarebbero stati tagliati i treni notte. In realtà già un po' di anni fa era successo qualcosa di simile, però un po' più tragico. Nel 2005, a febbraio, a Crevalcore, un treno tra Bologna e Verona deragliò. E in quello stesso periodo uscì a Torino un documento che si chiama Allarme agli ammutinati delle vie ferrate. E questo documento diceva, appunto, parlava di Crevalcore, dello sciopero di 24 ore e poi diceva a un certo punto che cosa potrebbe fare Trenitalia di fronte a uno schieramento compatto di personale e viaggiatori con rivendicazioni comuni che si rifiutano di pagare, riferendosi a quelli che a Vittuone, tra Milano e Torino, si erano bloccati, ammutinati nel 2005 o nel 2004, avevano bloccato i treni e diceva è bastata la minaccia di non pagare gli abbonamenti a strappare in qualche giorno concessioni mai ottenute in decenni di politiche sindacali concertate. Rimborsi per i ritardi, utilizzo di Eurostar, aggiunta di carrozze. Dal 2002 in poi, da quando introdussero il minuetto tra Caltanissetta e Palermo Punta Raisi per i turisti, tagliano la tratta per Siracusa e allora da Caltanissetta a Ragusa non puoi più arrivare prima delle 10 di sera perché c'è un treno alle 5 di sera e arrivi alle 10 oppure parti alle 5 del mattino. E per incontrare la ragazza prima che ti faccia buio, allora io parto alle 5 del mattino, mi alzo alle 3 e mezzo da Pietra Persia, parto, vado a Passaggi perché a quell'ora autobus non ce ne sono, trovo uno che con la lappa va da Barrafranca a Caltanissetta a caricare la frutta e la verdura, vedi che l'economia gira, forse per te maledetta cicala che mangia, beve, dorme, staremmo freschi. E quindi l'economia gira. In realtà nel 2006 trovo a Messina, portato da Torino, un volantino che era allarme agli ammutinati delle vie ferrate. Ma mi dissero che c'era anche in Val di Susa qualcuno che veniva dal Trentino che proponeva di non pagare i treni e fare i biglietti no TAV per denunciare la complicità delle ferrovie con l'alta velocità. Il treno è per Salerno. Delle 11.20 mi siedo di fronte alla signora e dico: signora, senta, io il biglietto non ce l'ho. E siamo vicini alla porta, non vicino alla finestra. Vicino alla finestra arriva una ragazza con un computer, si siede e la signora mi dice: ma come fai adesso se arriva il capotreno col biglietto? Dico: signora, lo so, glielo spiego, la macchinetta non funzionava. E lei mi dice: ma come, potevi andare quella vicino via Sacchi? Dico: vabbè, sono entrato all'ultimo momento. Ma come, mancavano 20 minuti, mi dice. E la signora dice: no, io pago sempre tutto, da quanto quel porco, sono diventata legalitarista, da quanto quel porco, impunito e mafioso di Silvio è disonesto, sempre più disonesto e impunito, io pago sempre tutto. Signora, ma scusi, ma lui deve pagare, non lei. E la ragazza che si è seduta col computer vicino alla finestra dice: signora, sempre, io pago sempre tutto, signora, scusi, però l'altra volta la Frecciarossa, da quando hanno messo il Frecciarossa il 13 dicembre del 2009, adesso l'Intercity che c'era alle 9 del mattino per Salerno non c'è più e devo prendere questo delle 11 e ho preso anche il Frecciarossa l'altra volta, avevo 30 minuti di ritardo. Sì, sì, la signora dice, anch'io l'ho preso, eravamo sullo stesso treno. Allora, signora, forse sto biglietto ogni tanto converrebbe non pagarlo. Ecco, dico, adesso cominciamo a ragionare. Dopo la puntata di Report in cui i ferrovieri avevano dichiarato che le condizioni di sicurezza di Trenitalia lasciavano a desiderare, licenziati in tronco, 5 ferrovieri, ottobre 2003, riassunti dopo 3 anni, marzo 2007, tra di loro c'era anche Dante De Angelis, riassunto dopo un anno perché si era rifiutato di schiacciare il pedale antifrenante o VACMA o dell'uomo morto, è il pedale che i ferrovieri, i macchinisti devono schiacciare ogni 59 secondi per non far arrestare il treno. E così facendo, per ore e ore, ogni 59 secondi, schiacciano, schiacciano, diventano anche loro macchine, pedali. Infatti Dante e altri si rifiutano, vengono licenziati, ma riassunto. E a Genova, al dopolavoro ferroviario, troviamo anche lui. Uno di loro
dice per esempio che c'è una saponella che utilizzano i ferrovieri o i macchinisti che potrebbe essere letale per chi la utilizza. Non so se si rivolge al sapone del treno, perché un mio professore al geometra a Caltanissetta, il professore Triglia, diceva non usate mai il sapone dei treni, ma io non ci credo che sono così letali. Forse si riferiva a qualcosa che ha a che fare con il locomotore. Un altro ferroviere dice che l'azienda Trenitalia lo ha sottoposto a controlli psichiatrici perché si è lamentato in modo troppo nervoso. Un altro ferroviere dice che stanno esponendo alla Corte dei diritti umani una denuncia per denunciare il trattamento che Trenitalia riserva ai ferrovieri. E un altro, nello specifico, dice che registra sintomi di tachicardia dovuti al fatto che fa turni di lavoro prolungati di notte e di giorno. Uomo della ferrovia, non andare mai più via. Uomo della ferrovia, torna e poi vai sempre via. Licenziato e poi riassunto per non aver schiacciato un pedale. Un pedale figlio d'infamità, non volevi calpestare. Era la mia tua dignità, non volevi calpestare. Licenziato e poi riassunto per aver detto parole di realtà e di dignità e di santa indignazione. Di calcio fuori, questo che può. Il caporalato stanno facendo in Italia, legale, stanno.